rapporto. Vi ho fatto un attimo un flash mob perché in poche ore ci saranno al Miss, faranno il... c'è la discussione, il fatto del fallimento del gruppo onorato per cercare di avere il concordato. Un concordato che hanno avuto il 90% del Miss ancora oggi. Il ministro Giorgetto, voi come vedete abbiamo scritto i tre dalla vergogna. Qual è la motivazione? La motivazione è che ancora oggi ci sono rischi di 6.000 posti di lavoro, che il governo si faccia carico, il ministro del Giorgetti, che è della Lega, con Salvini. Perché abbiamo messo quella foto? Abbiamo messo la foto perché il signor Grimaldi, che è vicino, sono amici, sono andati a tanti convegni della Lega, ma mai un soggetto come Salvini, che poteva stare vicino ai lavoratori o vicino alle persone, diciamo, quella che l'hanno votata fino ad oggi. Meno male che ci siamo fatti, ci siamo convertiti a capire un po' la situazione della politica a livello nazionale, quello che sta succedendo. Oggi qui sta Giorgetto là, che si faccia un esame di coscienza, perché noi siamo già pronti per scendere in piazza. Domenica si farà un presidio a Salvatore Noto, dove siete tutti invitati a spiegare bene la situazione, come è successo a fine oggi da Diana a questa parte, con questo concordato che non finisce mai, che ancora oggi deve essere già finito, e guardare avanti una prospettiva di lavoro, un futuro sereno per tantissimi lavoratori. Ancora oggi non sappiamo niente, hanno un incontro oggi, io spero che qualcuno si faccia un esame di coscienza, che veramente, perché io non penso che uno non può accettare un concordato all'85%, prendere i soldi subito, che averlo fra 20 anni, non fa fallire un'azienda. Questo è inaccettabile. La città di Torre del Greco, come Ercolano, di Ule, Mare, di Mare, hanno subito tantissimo, hanno messo una città in ginocchio. Non penso che devono, 6.000 lavoratori devono avere una crisi veramente totale per l'incapacità di un governo che ancora oggi si deve esprimere la volontà dei lavoratori. Oggi io spero che qualcuno come il ministro Giorgetti si faccia di nuovo un esame di coscienza. Lui e Salvini, che sono della Lega, non hanno mai partito, non sono state mai vicino al sud, hanno pensato sempre alla Lega Nord, ma mai la Lega Sud, hanno fatto solo show e sceneggiate. Io penso che oggi fanno qualcosa di positivo. Ringrazio il sindaco Giovanni Palomo, che abbiamo visto un comunicato stampa che è vicino ai lavoratori del mare. Ringrazio anche il sindaco Ciro Bonaiuti di Ercolano, che è sensibile, ci ha chiamato, che sta dicendo noi, sta uscendo un comunicato anche loro per la vara preoccupazione che pensano per i loro lavoratori, con cittadini che stanno qua. Cosa dico? Oggi qui da Torre del Greco vi aspetto tutti i cittadini domenica alle ore 10:30 a Salvatore Noto, dove ci sarà un presidio per spiegare bene la situazione come sta ancora oggi, che ancora oggi non abbiamo capito niente. Da Torre del Greco, da Porto è tutto, e sperando, come si dice, un piede lì, un fine lievo bene, che tutti quanti possiamo riposare stasera. Cosa dirvi? Grazie a tutti e ci vediamo.